Ma oggi ad Arezzo intanto è una premiere, perché il primo comizio che io faccio non ho mai fatti e quindi insomma vedremo come andrà. Porterò quello che dico sempre, ovvero i principi che vorrei portare in Europa, che sono i principi di patria, di famiglia, di tradizione, di identità, di confini, di sicurezza, perché questa Europa non ci piace. La vogliamo cambiare, vogliamo un'Europa più sicura, dove una donna possa uscire a qualsiasi ora del giorno e della notte senza il pericolo o il timore di essere aggredita o derubata o molestata. Un'Europa più identitaria, perché noi europei abbiamo una nostra identità, come italiani, come francesi, come tedeschi, e non è cancellando l'identità che si diventa più inclusivi, anzi, si cancellano popoli, si cancellano idee, si cancellano pensieri. Dobbiamo anzi rinforzare la nostra identità, perché chi viene da noi viene proprio perché apprezza questa identità, perché apprezza le condizioni di libertà, di democrazia, di libera manifestazione di pensiero che abbiamo in Europa e che sono il frutto dell'identità dei popoli. Primo comizio elettorale per Roberto Vannacci ad Arezzo. Arriva qua su invito del presidente del Comitato Culturale Il Mondo al Contrario, l'aretino Cristiano Romani, che con la sua associazione Cultura Nazionale lo aveva già accolto per presentare i suoi libri. In piazza San Jacopo con Vannacci anche l'europarlamentare Susanna Ceccardi. Entrambi sono candidati alle prossime elezioni europee tra le fila della Lega, ma Vannacci da indipendente. Incontro tantissimi cittadini, anche che non andavano più a votare da anni, che hanno voglia di votare Lega, e credo che un contributo lo abbia dato il generale anche a questa voglia di tornare a votare. E si parla tanto dell'astensionismo che ha sfiorato il 50% nelle altre tornate, e quindi portare nuove persone a votare dovrebbe essere accolto da tutti come un sintomo democratico, e quindi io sono assolutamente convinta che la Lega andrà benissimo in queste elezioni europee, sarà la vera sorpresa di queste europee. Io sono un candidato indipendente, è normale che all'interno di un partito ci sia una dialettica anche critica, non me ne sono mai occupato in prima persona, e poi alla fine saranno i cittadini a decidere, no? Quindi ritengo che sia una discussione assolutamente comprensibile all'interno di un partito. I principi che io porto avanti sono sicuramente coincidenti con quelli, almeno con alcuni di quelli che porta avanti il partito, e non mi sarei mai presentato all'interno di un partito che non condivide quello che io invece esprimo da quando ho cominciato a occuparmi anche da lontano di questo mondo. E così il generale, nel suo primo comizio pubblico in una piazza non certo presa d'assalto, sfida Pioggia e Codacons. Ma il Codacons dovrebbe studiare meglio l'aspetto legislativo, ha già risposto il mio avvocato e ha già detto che queste sono assolutamente preoccupazioni infondate.